Buonasera, buonasera a coloro che ci stanno seguendo da remoto e buonasera ovviamente ai nostri interlocutori. Io vi voglio qui salutare e ringraziare per la loro presenza, Paolo Giovannetti, Paola Dubini, Elisa Gambaro e Stefano Ghidinelli. La ragione dell'incontro di questa sera è la presentazione di un numero della rivista Tirature, il numero del 2020 della rivista Tirature. È una rivista di letteratura italiana, diciamo, nasce in ambiente italianistica, forse è più corretto dire, nasce in ambiente italianistica, una rivista scientificamente molto specializzata. Perché dico questo? Perché generalmente da parte nostra c'è, come dire, la tendenza a non presentare riviste così specializzate. C'è però una ragione per la quale abbiamo ritenuto doveroso fare un'eccezione questa volta e abbiamo accolto volentieri la proposta di Paolo e di altri suoi collaboratori per prendersi l'impegno di presentare questo numero di tirature. In realtà, questo numero di tirature è uscito ancora con la firma del suo fondatore storico, di Vittorio Spinazzola. E da parte nostra era doveroso avere un'occasione per ricordare un uomo che è stato legato profondamente alla storia della Casa della Cultura e che ha dato molto alla storia della Casa della Cultura. Devo dire anche, Vittorio Spinazzola, come voi sapete, è scomparso qualche mese fa. Noi, assieme ai suoi allievi, avevamo tentato in ben due occasioni di organizzare un'occasione per ricordarlo. Avevamo organizzato pubblicamente, avevamo programmato, avevamo propagandato questi appuntamenti, ma non siamo stati fortunati, nel senso che entrambi gli appuntamenti sono finiti. Il primo, mentre incominciava ad annunciarsi l'epidemia, quindi si stava diffondendo un clima di insicurezza, di incertezza e non si voleva correre rischi, abbiamo dovuto quindi prendere tempo, e il secondo è sciaguratamente finito proprio a ridosso del lockdown e quindi abbiamo dovuto sospendere questi incontri. Siccome non abbiamo nessuna certezza neanche sul prossimo futuro, e per noi era una cosa francamente dolorosa non aver avuto l'occasione per avere un'occasione di ripensamento della figura e della funzione storica di Spinazzola, ci è sembrato splendido utilizzare questo appuntamento. Quindi io ringrazio Paolo per aver avuto questa idea, ringrazio gli altri amici che con lui hanno messo insieme questo incontro, perché è un modo per ragionare di tirature e ragionare del suo fondatore. E se la cosa la vediamo da questo punto di vista, e penso, spero che sia questo il taglio che vi darà anche Paolo e gli altri da questo ragionamento, abbiamo allora l'occasione, attraverso tirature, di mettere a fuoco la funzione particolare che ha avuto Spinazzola nell'ambito dell'italianistica italiana. È una cosa che io ho imparato da voi, perché non ho neanche le competenze di merito, ma devo dire dai vostri racconti, io invece tratto un'immagine chiarissima della funzione che ha avuto Spinazzola e la sua rivista nell'aprire gli orizzonti della ricerca italianistica nella facoltà di Lettere e Filosofia di Milano, ma anche, mi sembra di aver capito, nell'ambiente dell'italianistica italiana. Ampliare gli orizzonti, uscire da una discussione concentrata solo sui classici, sui testi letterari classici. Aprire e frugare in tutti i campi che utilizza la lingua e la letteratura italiana. È stata un'innovazione, a quanto mi hanno spiegato i suoi collaboratori, di grande impatto, che ha aperto orizzonti di ricerca, di lavoro e di studio interessantissimo a tanti dei suoi collaboratori e non solo dei suoi collaboratori. Posso aggiungere sul piano personale che io sono fra coloro che ne hanno usufruito di questo, perché nell'occasione in cui dovetti fare la mia tesi di laurea, adesso evito qui di ripetere, tesi che ho fatto peraltro con il professore Aso Rosa a Roma, in realtà mi sono poi rivolto al mio vecchio amico Spinazzola per chiedere: dammi per cortesia qualche suggerimento su quello che sarebbe per te gli argomenti migliori. E Spinazzola, con molta gentilezza, ci mise la testa e mi fece una proposta classicamente spinazzoliana, che sarebbe perfetta, penso, a discutere nell'ambito della rivista Tirature, mi propose di fare la tesi sulle origini della Feltrinelli, cosa che tra l'altro mi ha poi affascinato tantissimo, ma
come poi mi spiegarono alcuni dei suoi collaboratori, questa è una tesi tipicamente spinazzoliana. Quindi devo dire, allora, non capii bene il senso di questa cosa, di natura, cercate di mettere a fuoco, adesso mi è del tutto chiaro e mi fa piacere riparlarne in questa occasione per dire, insomma, che anch'io ho usufruito di questa apertura di orizzonti di ricerca che Spinazzoli e la sua rivista hanno permesso di aprire all'italianistica. Detto questo, io non ritengo opportuno aggiungere altro, ma con grande piacere, quindi con questo senso anche di partecipazione profonda mia e della Casa della Cultura all'incontro di questa sera, do la parola a Paolo Giovannetti, uno dei suoi allievi, per cominciare a entrare nel merito della presentazione della rivista e anche del suo direttore. Grazie Paolo, a te la parola. Grazie, grazie Ferruccio. E io mi sono, per entrare in argomento, nel modo, se vogliamo, anche più diretto, cercando di cogliere le questioni in modo preciso, mi sono portato dietro il primo numero di tirature, tirature 91, qui lo vedete, tirature 91 a cura di Vittorio Spinazzola. Einaudi, collana Tascabili Einaudi, siamo alla fine del 1991, perché credo che sia stato stampato ufficialmente nel novembre, circolò il volume all'inizio del 92. Per provare a spiegare che cosa voleva fare Spinazzola, ormai sono quasi 30 anni, forse è utile riallacciarsi a una cosa che mi è capitata pochi giorni fa, il 4 di giugno, in una situazione simile a questa, quindi in rete, in streaming, eccetera, eccetera, mi sono trovato a discutere con un'amica, devo dire, una persona che stimo, che si occupa di letteratura, la quale è uscita così con grande nonchalance a un certo punto con questa duplice affermazione. E potete verificare, adesso non faccio il nome della persona, ma insomma si può facilmente verificare che ha detto veramente questo. Ha detto che oggi uno dei problemi della letteratura è che c'è un pubblico che legge libri sbagliati e che dietro tutto questo c'è un mondo editoriale, ci sono gli editori che incoraggiano la lettura di libri sbagliati. Questa idea, appunto, qualche giorno fa, stiamo parlando di 10 giorni fa, è stata così, con grande nonchalance, articolata da una studiosa, anche giovane, tutto sommato, la quale è convinta che i grandi problemi della cultura italiana siano i lettori che leggono cose sbagliate e gli editori che producono i libri sbagliati, con il corollario, naturalmente, che i cattivi editori fanno scomparire i libri buoni e ci danno soltanto quelli cattivi. Allora, Spinazzola, 30 anni fa circa, crea un annuario editoriale, e lo chiama Tirature, per andare contro questo che in fondo, se ci pensiamo, fermiamoci un attimo, mi rivolgo anche all'ascoltatore normale, è un po' un luogo comune con cui abbiamo tutti a che fare, cioè l'impressione di una grande alienazione dei pubblici e l'impressione che ci sia questo mondo di editori legati solo al marketing che ci propinano schifezze. Allora, Spinazzola lavora proprio contro questi luoghi comuni. Lavora attraverso questa iniziativa editoriale, con un gruppo di collaboratori, eccetera, eccetera, allo studio di due questioni che sono quelle a cui ho già accennato. Allora, la prima. Ci sono dei pubblici, c'è un pubblico che è di lettori che usa, fruisce libri, legge libri che non sono libri necessariamente consigliati da quelli che abbiamo chiamato i detentori del gusto, cioè libri che non sono in linea con i valori letterari ufficiali. Ci sono i valori letterari ufficiali, alti, medio-alti, eccetera, eccetera, ma i lettori vanno per la loro strada e leggono libri che spesso sono assolutamente lontani dai valori che i professori universitari solitamente, ma non soltanto, i critici, eccetera, eccetera, vorrebbero difendere.
Spinazzola dice, no, attenzione, è molto importante che la critica letteraria, ma anche l'Accademia, prenda in considerazione quello che la gente comune legge, anche se questa serie di valori letterari, questa serie di opere, possono non piacere alla critica ufficiale, possono essere viste come disvalori, paradossalmente. Infatti Spinazzola parte davvero da una constatazione fortissima, cioè di una sorta di spaccatura, no? Foucault lo chiamava il partage, no? Questa partizione del sistema letterario, per cui da una parte ci sono i valori letterari e dall'altra parte ci sono i valori cosiddetti paraletterari. Fra l'altro oggi c'è ancora qualcuno che usa l'espressione paraletteratura, io spero che non la si usi più, ma insomma la si usa ancora. Poi la paraletteratura, una sorta di pseudoletteratura separata. Spinazzola, a partire dagli anni 70, difende l'idea: no, dobbiamo studiare, capire queste opere, dobbiamo usare anche strumenti raffinati della ricerca per capire come sono fatte queste opere. In realtà Spinazzola aveva già un'altra rivista in anni precedenti, la rivista si chiamava Pubblico, in cui aveva portato avanti questo tipo di ragionamento con ricerche, eccetera, eccetera. Però attenzione, tiratura si chiama tiratura, non si chiama Pubblico. Quando si comincia a lavorare a tirature fra il 90 e il 91, forse addirittura 89, ci vuole un po' di tempo per cominciare, quando si arriva al progetto di tirature, si introduce un secondo ragionamento che non è detto che fosse implicito nel primo. Il secondo ragionamento è questo, cioè il pubblico entra in contatto con il libro, i lettori entrano in contatto con il libro solo se c'è una adeguata mediazione, e questa mediazione è tipicamente la mediazione editoriale. Senza gli editori non possono esserci libri e il lettore non arriverebbe a leggere un bel nulla. Lo scrittore può fare un grande capolavoro, ma se non trova un editore per pubblicare il libro, nessuno conosce il grande capolavoro. E il grande capolavoro di fatto non esiste, infatti comincia ad esistere quando qualcuno scopre l'opera importante che era stata dimenticata, rimasta in un cassetto, eccetera, eccetera. Allora, questa idea di valorizzare la mediazione editoriale è la seconda idea forte di Spinazzola, che viene appunto tematizzata esplicitamente con l'annuario Tiratura. Tiratura si pone l'obiettivo tutti gli anni di segnalare una serie di questioni legate al mondo del libro, al mondo editoriale, cercando di coglierlo in un modo il più ampio possibile, che tenga conto di tantissimi fattori. Adesso non è neanche il caso di elencarli, ma cominciamo a vederne uno attraverso la presenza di una professoressa di economia, la professoressa Paola Dubini, che parlerà dopo di me. Insomma, c'è una economia del libro, ci sono una serie di questioni economiche, commerciali, come le volete chiamare, che entrano in gioco quando ci si occupa di editoria. Quindi un ambito molto ampio, e Tirature da circa 30 anni a questa parte questo ha cercato di fare. Attenzione, non è un'ovvietà quella che riguarda l'editoria, e non solo perché appunto nel mio apologo c'è qualcuno che continua a pensarlo, e vi garantisco che questa è l'opinione più diffusa ancora oggi presso i critici letterari, cioè l'editoria fa male alla letteratura mediamente, o comunque affossa la letteratura migliore. Paradossalmente proprio oggi, e questa è magari una cosa che possiamo dibattere dopo, proprio oggi che sempre più spesso abbiamo l'impressione che un libro ce lo potremmo produrre da soli, io in fondo faccio un bel file Word, lo impagino bene, lo salvo in PDF e zac, improvvisamente ho l'illusione di avere fatto un libro. Ma ancora oggi, proprio oggi verrebbe da dire, questa è un'illusione. Senza una mediazione editoriale, quello è un mezzo libro, se non addirittura un non libro. Anche l'ebook ha bisogno di un editore, eccetera, eccetera. Questo è un discorso ovviamente molto complicato, molto complesso, che faccio così, insomma. Però è chiaro che io vedo ancora estremamente attuale, forse ancora più attuale oggi, questo problema, perché oggi ci si illude di poter fare un'editoria individuale, privata. No, la mediazione editoriale è ancora
estremamente attuale. Ecco, io non voglio dire tantissime cose, però mi sono portato una serie, no? Cioè, qui tutti sul tavolo, tutti i tiratori sul tavolo, posso anche mostrarveli a poche per volta. Ci sono varie fasi, quella che state intravedendo dopo le Einaudi è la fase Baldini e Castoldi, che ha una linea grafica diversa. Dal 98 tirature diventa appunto Fondazione Mondadori, Fondazione Arnoldo Alberto Mondadori, il saggiatore, anzi ringraziamo la Fondazione Mondadori che ci ha aiutato a organizzare questo incontro. Volendo scendere nel dettaglio, va ricordato che nella serie di tirature salta un anno, manca l'anno 97, quindi dal 96 di Baldini Castoldi si saltò al 98 della Fondazione Mondadori. Ecco la forma grafica, poi dopo lo vedremo il tiratura di oggi com'è. Questo è il progetto grafico, la linea grafica di tirature dal 98 a oggi. Due cose da dire sul primo numero di tirature. Allora, diciamo la più ironica. La più ironica è che noi facevamo un libro e un annuario in forma di libro dentro una collana importantissima di Einaudi, gli Einaudi tascabili, e come forse molti ricordano, nella quarta copertina, adesso non ve lo faccio vedere, c'è un bellissimo refuso. Quindi noi elogiavamo il valore dell'editore, l'editore ci tradiva subito in quarta di copertina con un refuso. Io avevo 32 anni e mi ricordo che mi sono scandalizzato, perché chi ha la mia età, ma anche qualcuno più giovane, sa che insomma la grafica Einaudi, la correttezza, le quarte di copertina Einaudi erano un mito, la perfezione. E qui improvvisamente c'era proprio il brutto refuso su un nome proprio, che è il peggiore refuso che si fa, visto che era uno degli autori. E questo a dire che, insomma, c'erano delle contraddizioni, contraddizioni in seno al popolo, come si diceva una volta, quindi qualcosa che non funzionava c'era già allora. Però c'era anche un'altra cosa che funzionava benissimo, che non so quanto sia realmente conosciuta. Allora, tascabili Einaudi, siamo nel 91, in realtà è già 92, perché è alla fine nel 91, tascabili Einaudi, circa quattro anni dopo, produrrà al proprio interno una sottocollana importantissima, che è Einaudi Stile Libero. Einaudi Stile Libero comincia ad uscire nel 96 e Einaudi Stile Libero, teoricamente, ancora oggi, se andate a guardare nelle biblioteche, negli OPAC, dove ci sono i legami fra le collane, vedete che ancora oggi Einaudi Stile Libero è considerata una sottocollana dei tascabili Einaudi. Cioè, tiratura, anche dal punto di vista editoriale, si inseriva organicamente in una trasformazione che poteva avere anche degli aspetti negativi, però aveva straordinari aspetti positivi, perché, come credo molti sanno, attraverso i nuovi Stile Libero si va incontro a un importantissimo rinnovamento del sistema editoriale, del sistema letterario, del sistema dei generi in Italia, e quindi un rinnovamento che in qualche modo noi abbiamo accompagnato, anche se poi l'anno dopo siamo passati a Baldini Castoldi e la nostra storia è stata un po' diversa. Dovendo dire due cose a proposito appunto di vicende strettamente editoriali, allora credo che questo che ho in mano, sì, è l'ultimo, il tiratura 13 è l'ultimo tirature uscito cartaceo. A partire dal 14 tirature esce come ebook. Esce come ebook, inizialmente messo in vendita e poi distribuito gratuitamente. Allora, anche in questo c'è una parabola, c'è un'evoluzione dei tempi. Tirature, probabilmente c'è stato un momento in cui davvero segnalava un evento tutti gli anni estremamente importante, forse tirature con gli anni ha perso un po' della sua capacità di incidere sul sistema letterario italiano, c'è meno interesse verso tirature. Noi adesso siamo arrivati al 20, dopo la morte di Spinazzola, la firma di Spinazzola è rimasta
lo stesso. Che cosa sarà di Tirature? Non lo sappiamo ancora. Siamo sicuri che Tirature in qualche modo continuerà ad esistere. Bisogna vedere se la formula editoriale dell'annuario che informa intorno agli eventi dell'anno precedente, per cui Tirature 20 ci informa sugli eventi del 19 e così via, negli anni è stato così, e bisogna vedere se questa formula sia ancora attuale oppure debba essere rinnovata o al limite integrata in un altro modo. Resto dell'idea che appunto la proposta iniziale di Spinazzola abbia una forza straordinaria, una forza in cui noi che facciamo Tirature, che siamo diversissimi l'uno dall'altro, crediamo molto e crediamo ancora che davvero questa posizione sia ancora leggermente controcorrente, cioè vada contro un certo tipo di senso comune di banalizzazione che circola. E appunto all'insegna della, come dire, eresia di Tirature o la piccola eresia di Tirature, do la parola a Paola Dubini, l'economista che è fatto bocconiana, quindi economista della cultura. Via, c'è cioè la strega proprio. Ecco, e a te spiegare, perché abbiamo, allora io devo dire, in questi anni tutte le volte che ho lavorato con gli economisti mi sono trovato benissimo, perché integrare i punti di vista è una delle cose più utili che ci siano, perché a volte loro fanno cose straordinariamente importanti che noi non siamo abbastanza intelligenti da capire, e quindi a te la parola. Grazie Paolo e buonasera a tutti. Sì, allora forse la cosa interessante da cui si può proprio partire è la mia storia con Tirature, come sono arrivata a essere qui questa sera. Succede che io sono un economista aziendale alla Bocconi e ad un certo punto nel 1996 sto scrivendo la classica monografia da concorso. Monografia che incidentalmente non mi farà andare in cattedra, ma questo è un altro film. E per una serie di motivi, dunque, innanzitutto, diciamo, essendo io un economista aziendale, all'epoca il modo per scrivere la monografia per economista aziendale era occuparsi di ragioneria. E io, con un delicatissimo sforzo di, diciamo, di diplomazia, riesco a convincere il mio professore a farmi scrivere una monografia non su una questione di ragioneria, dove francamente mi sarei tagliata le vene, ma su un settore. E lo convinco sull'opportunità di scrivere un libro sul settore dei libri. Come primo, quindi io mi avvicino al gruppo di Spinazzola dovendo scrivere o volendo scrivere un libro sull'economia delle case editrici. E partendo dal presupposto che le case editrici, come qualsiasi tipo di azienda, possono essere lette con le lenti della buona gestione, e quindi con l'obiettivo di massimizzazione del risultato economico, come qualunque tipo di azienda. E naturalmente io dovevo spiegare le caratteristiche di funzionamento di questi settori e le condizioni per stare sul mercato. Naturalmente, come direbbe un imprenditore brianzolo, bisogna saperne per poterne parlarne, mi metto a cercare qualche cosa sulle specificità delle case editrici in quanto aziende, e mi rendo conto, mi avvicino ad una letteratura che è, dal mio punto di vista, quindi dal mio punto di partenza, una letteratura molto aliena, perché è una letteratura che parla di letteratura, che parla di critica letteraria, che parla dei libri che non fanno il mercato, e quindi libri degnissimi di essere pubblicati, ma che in una prospettiva economica rendono molto difficile essere economicamente sostenibili. E non capisco perché tutta l'analisi
vada sulla letteratura e non studi i libri che leggono tutti. L'altro pezzo di fatica che incontro è che moltissima della letteratura che leggo sulle case editrici è una letteratura che parla di case editrici non tanto come aziende che devono fare quadrare i conti, come tutte le altre aziende, ma che hanno un progetto culturale e quindi che parlano sì di mediazione, ma di una mediazione che è in primis, in primis e anche in ultimis, insomma, che è totalmente una mediazione di natura culturale. E quindi mi trovo un po' persa, no? Avevo bisogno di un po' di agganci. È così che entro in contatto con la Fondazione Mondadori ed è così che per approssimazioni successive comincio a inciampo a un certo punto, anche grazie a Luisa Finocchi, che era l'editor in Etas all'epoca e che poi sarà chi pubblicherà il libro, per fortuna, mi avvicino a Tirature. Ed è un amore a prima vista, perché è il posto, è il luogo dove io riesco a trovare aggancio, a trovare un piccolo ponte rispetto a una mia prospettiva che era completamente altra cosa. Allora, che adesso le case editrici siano considerate imprese non stupisce nessuno, ma stiamo parlando del 1996. E se pensiamo da allora quanta strada, quanto è stato lungo e tortuoso e quanto sia ancora tortuoso riflettere a quali condizioni possiamo immaginare che un'organizzazione culturale che si occupa di cultura crei valore, beh, insomma, questo ponte, questo aggancio per me è stato illuminante e fondamentale, al punto che dal 1998 io ho scritto un capitoletto su Tirature tutti gli anni ed è una scadenza che assolutamente non posso, diciamo, per spirito di gratitudine, non posso mancare. E ho trovato e continuo a trovare estremamente importante avere un luogo nel quale si possa riflettere, lo dico con le mie parole, sulle diverse sfaccettature attorno alle quali si costruisce valore, no, in editoria nello specifico, ma sempre di più in un ambito culturale che parte dal libro, perché Tirature parte da lì, ma parla di questa mediazione indipendentemente da un supporto specifico che possa essere il libro. Nel numero di Tirature che è appena uscito, per esempio, si parla di podcast. C'è stata un'intera edizione di Tirature che è stata dedicata alla serialità. Quindi l'idea della scrittura non necessariamente va a cadere nel libro e in particolare nel libro su carta, assolutamente. Quindi questa mediazione editoriale è una mediazione che ha a che fare con processi di creazione di valore, con supporti, con modalità di scrittura, con processi editoriali e con relazioni con pubblici che si sono articolate moltissimo in questi anni. E io penso che allora, serve ancora Tirature? Certamente più che mai, perché pensiamo a quanto è attuale in queste settimane la riflessione su a che cosa ce ne facciamo del mondo culturale in questo momento in cui siamo tutti più poveri, stiamo uscendo dalla pandemia e cose di questo genere. Noi abbiamo un modo di guardare ai mondi della cultura che è il modo, diciamo, delle discipline da cui vengo io, che presta tantissima attenzione alla dimensione economica e fa molta fatica a concettualizzare, a misurare, a caratterizzare la dimensione non economica,
E dall'altra parte veniamo da una tradizione nella quale c'è stata fatta un sacco di lavoro e un sacco di riflessione a misurare, a definire, a qualificare, a caratterizzare il valore non economico legato a una mediazione culturale come quella dell'editore, ma si è cominciato tardi a ragionare sulla dimensione economica. Quindi per me, che ho fatto di questo ambito, diciamo, l'oggetto della mia analisi, trovare un maestro che leggeva con gli strumenti più rigorosi i libri che leggono tutti e che dall'altra parte riconosceva che ci potesse essere spazio anche per un economista a parlare di libri, mi è sembrata una cosa meravigliosa. Grazie Paola. Paolo, sei tu che conduci? Paolo, non ci si sente? È un classico, spegni il microfono e poi non lo riesco. Allora, chiedevo a Elisa e Stefano, forse è meglio dare la parola a Elisa invece che a Stefano, perché forse è entrare, allora, adesso vorremmo parlare dell'ultimo numero di Tiratura, ma insomma alcune cose più o meno le abbiamo dette. Detto Tiratura, ci sono diverse rubriche che affrontano vari aspetti del mondo editoriale, del mondo del libro, ma giustamente ha detto Paola, editore non vuol dire soltanto editore di libri fisici tradizionalmente intesi, ma si può essere editori di tantissime altre realtà. Quindi forse pensando all'ultimo numero è meglio partire dalle rubriche, perché a fianco delle rubriche c'è anche la parte monografica, che se vogliamo è la parte più letteraria di Tiratura, l'angolino più tradizionale, anche se poi tanto tradizionale forse non è stato. Quindi forse è meglio sentire Elisa che ci parla delle rubriche di questo ultimo numero e poi lasciare Stefano per ultimo a parlare della questione letteraria. Elisa, cosa dici? Grazie Paolo. Buonasera a tutti. Sì, dunque, allora, Tiratore ha da un bel po' di anni una, diciamo così, una impostazione, una fattura tripartita che vede una parte monografica che ospita di solito contributi più tradizionali, ma anche su questo si potrebbe discutere, perché innanzitutto la modalità attraverso cui questi contenuti sono stati affrontati non è affatto tradizionale, perché Spinazzola ha sempre impostato il lavoro molto rigorosamente a partire da un diagramma di generi e in secondo luogo perché molti argomenti delle parti tematiche di Tirature non sono argomenti letterari. Faccio un solo esempio perché io me lo ricorderò finché campo. Tirature 2014, Spinazzola aveva 84 anni ed è dedicato ai videogiochi. Io questo davvero me lo ricorderò finché campo. Ci sono stati dei numeri, quello del 16 per esempio, in cui la parte monografica era dedicata alla traduzione, dove anche lì la scelta e la chiave di lettura non era affatto tradizionale, non era affatto letteraria, venivano coinvolti professionisti della traduzione. Quindi quello che ha sempre contraddistinto il progetto di Spinazzola, sia per quanto riguarda l'avventura tiraturesca, sia più in generale per quanto attiene alla sua militanza culturale e al suo insegnamento, è proprio uno sguardo più largo e più aperto sui fenomeni della letterarietà che ora, adesso,
2020, è diventato una prospettiva imprescindibile, proprio quanto più si accelera il movimento storico, quanto più habitus tradizionali, strumenti e diciamo così saperi umanistici traditi vengono messi in causa comunque dal movimento storico in cui noi ci troviamo, tanto più la prospettiva di Spinazzola risulta preziosa. Ovviamente va rielaborata, va riaggiornata, ma non se ne può prescindere. Questo è quello che penso e che ho sempre pensato. Per quanto riguarda invece la seconda parte dell'annuario, anche qui andrebbero sottolineate cose che tanto scontate non sono. Prima Paolo ha parlato di comunque una direzione di lavoro leggermente controcorrente, ma altro che leggermente, è una prospettiva molto controcorrente e che tuttora fa molta fatica a imporsi perlomeno nel mondo chiuso degli studi accademici o paraaccademici. L'ha ricordato prima Paola Dubini, c'è nel numero di quest'anno un articolo molto utile e molto informato di Paolo Costa sui podcast, sulla serialità dei podcast, sulla distribuzione. C'è un articolo di Maurizio Vivarelli su Wattpad, e quindi dove vi ricordo che i generi praticati su Wattpad sono 4, sono avventure, fantascienza, romanzi rosa, teen fiction. Cioè non sono comunque generi usualmente presi in considerazione dagli studi letterari di matrice accademica, ma anche non accademica. Ancora volevo segnalare il contributo di Bruno Falcetto, che ha comunque tracciato un panorama molto utile su come i nostri principali canali di acquisto di libri, che sono gli store online, Amazon su tutti, distribuiscono nella schermata l'offerta dei libri. Come viene prospettata sul nostro schermo la scelta tra un numero finito ma possibile di alternative. Ancora volevo ricordare il lavoro per me davvero utile che ha sempre svolto Alessandro Terreni nell'Almanacco delle Classifiche, dove ha ragionato ogni anno in modo molto acuto sulle tendenze di vendita dei libri, ma non solo. Io mi ricordo un articolo bellissimo di Alessandro, svolto anche con grande rigore sociologico, in cui lui si era preso la briga di andare a intervistare i bibliotecari e a scoprire che cosa leggevano i migranti o gli italiani di seconda generazione, quali erano i libri più presi a prestito, più richiesti. Ecco, mi taccio, volevo anche citare il lavoro che ha condotto Sara Sullam sulle mappe transnazionali, che è stato un tentativo doveroso a questo punto di fuoriuscire anche dal circuito ormai insostenibile, insomma, come prospettiva dell'italianità o di quanto si produce e si fa soltanto in Italia. Le mappe transnazionali hanno affrontato di volta in volta, in diversi numeri dell'annuario, specifiche situazioni nazionali. Quello di quest'anno affronta comunque romanzi inglesi sulla Brexit, e sono punti di vista utili. Sono punti di vista utili, e sono punti di vista che non si trovano spesso, almeno per quella che è la mia esperienza di lettura e di frequentazione di siti o riviste o progetti letterari in senso lato.
Aggiungo, e poi appunto finisco e lascio la parola alle considerazioni che vorrà fare Stefano, che forse un ripensamento e un aggiornamento della formula tiraturesca andrà condotta proprio a partire da questi punti di novità. È impensabile al giorno d'oggi concentrarci soltanto sulla parola scritta, perché non funziona così, perché non funziona più così. Peraltro nella parte monografica di questo numero, che è dedicato ai cattivi, ci sono pezzi su serie televisive o altro. Quindi le morfologie dell'audiovisivo, che sono così pervasive nella nostra contemporaneità, devono essere prese in considerazione, così come è doveroso allargare lo sguardo prendendo in considerazione altri fenomeni di circolazione della lettura, che possono essere i social, che possono essere i podcast, che possono essere gli audiolibri o altro. Io penso che il senso, uno degli insegnamenti che Spinazzola ci ha lasciato sia questo, cioè non avere paura di confrontarsi con un presente che spesso ci disorienta perché è complesso. D'altra parte, un altro insegnamento che per me è stato molto, è stato decisivo, assolutamente decisivo, poi l'eredità di Spinazzola è così densa e così vasta che ognuno ci può svilupparla e può portarla avanti a seconda dei propri interessi, delle proprie prospettive, però per quanto mi riguarda nel mio piccolo, la lezione che più mi ha segnata proprio anche nel mio cammino e nella mia maturazione è una lezione di tipo politico, cioè la letteratura è un fatto sociale e essendo un fatto sociale è soggetta a processi di valorizzazione che sono processi sociali e che quindi non sono scolpiti nella pietra, e l'ingresso di nuovi lettori, perché questo è avvenuto nella modernità e questo continua ad avvenire, l'ingresso massiccio, come mai si era dato prima nella storia umana, di nuovi fruitori con le loro esigenze, con i loro bisogni estetici, con le loro richieste, è qualcosa che non può essere trascurato, pena l'irrilevanza totale di ciò di cui ci occupiamo e di ciò che ci sta a cuore. Grazie. Grazie a te, Elisa. Adesso scusa un attimo, io però devo dire al nostro regista di far rientrare Paola Dubini, che vuole essere riammessa. Eccola, sta rientrando. Paola. Benissimo. Prego, Giovanni. Paolo, vai avanti. Infatti mi veniva da dire, no? Prima dicevo, facevo il mio elogio degli economisti, io ho una collega economista della cultura che mi dice, e mi riallaccio anche le cose che ha affermato Elisa, mi dice ma arriverà il giorno, forse sta già, cioè, ce l'abbiamo già in qualche modo davanti a noi, in cui ci creeremo lo Spotify dei libri, cioè la possibilità di fare, no, con il libro quello che è stato fatto attraverso Spotify con la musica, insomma fare qualcosa che anche di nuovo, e forse tirature sta un po' aiutando a vedere questi scenari possibili. Ecco, Elisa ha già detto una cosa importante rispetto al tema di quest'anno, il cattivo, il personaggio cattivo, non solo in letteratura, ma anche in altri ambiti, in altri media. Mi viene da dire che io, lavorando in una facoltà di comunicazione e facendo spessissimo corsi sul personaggio, mi ritrovo di fronte a studenti interessati enormemente proprio ai cattivi e a questa nozione piuttosto curiosa, diffusa, resa anche familiare dalla televisione, dalle serie televisive, il cosiddetto antieroe, il personaggio cattivo buono, buono cattivo al tempo stesso. E credo, adesso
che si possa dire che in qualche modo anche il tiratura di quest'anno ci ha aiutato a mettere a fuoco il relativismo della cattiveria, il cattivo relativo, il cattivo non assoluto, oppure molto cattivo, ma proprio per questo molto interessante, quindi recuperato attraverso un gesto, no, di adesione estetica particolarmente, particolarmente forte. Però queste cose le dirà Stefano molto meglio di me. Sì, grazie Paolo. Sì, comincerei col dire forse che appunto, la sezione monografica di tirature di quest'anno, che è sui cattivi, diciamo, affronta un tema, non voglio dire bello, brutto, secondo me ovviamente è un bel tema, è un tema che c'è, che valeva la pena affrontare, ma appunto al di là di questo mi sembra un tema abbastanza proprio molto tiraturesco, no? Abbastanza esemplare dello sguardo tiraturesco, cioè un buon esempio del modo in cui appunto Spinazzola ci ha un po' insegnato, no, a guardare la letteratura, anzi il campo della letterarietà, no? O con una prospettiva ancora più ampia, più appunto spregiudicatamente ampia, il campo dell'immaginazione estetica, no? Poi, diciamo, spregiudicato è un aggettivo che piace, no, al maestro, perché appunto, come è stato anche ricordato già da chi mi ha preceduto, una delle lezioni, insomma, più importanti che ci ha trasmesso è proprio, diciamo, sta proprio nella convinzione che sia, diciamo, una responsabilità del critico adottare uno sguardo, come dire, giudicante, ma senza pregiudizi, appunto, no? E quindi sottoporre a giudizio anche quello che normalmente viene sottratto al giudizio, no? Perché, come dire, ritenuto in modo un po' a prioristico, appunto privo di interesse, no? Pregiudizialmente indegno. Ecco, e in questo senso il tema dei cattivi mi sembra esemplare, perché? Ma intanto perché appunto mette a fuoco una coordinata strutturale capitale in ogni narrazione. Anche qui appunto a lungo la prospettiva di Spinazzola è stata descritta come una prospettiva sociologica o meramente sociologica, forse, a parte che forse questo per lui non era tanto un insulto, anzi, ma in realtà l'equivoco sta nel fatto che alla fine poi per Spinazzola l'apertura di sguardo su ciò che appunto viene letto non solo dai critici, viene letto apprezzato non solo dai critici, ma anche su ciò che viene letto apprezzato dal pubblico, sulle dinamiche della mediazione editoriale, eccetera, eccetera. Insomma, tutti questi aspetti non comportava affatto poi una rinuncia o una messa in secondo piano dell'attenzione per le strutture formali, no, delle opere. Anzi, il suo era proprio un approccio invece sempre attentissimo, diciamo, alle concrete forme e strutture delle opere, no? Anche perché Spinazzola era convinto appunto che tutti i lettori, anche quelli meno raffinati, diciamo, leggono anzitutto formalisticamente, non contenutisticamente, non prevalente, in modo prevalente, insomma, con l'attenzione al contenuto. Ma appunto la scelta dei cattivi come tema della monografica di quest'anno è, in questo senso mi sembra molto coerente con questo approccio, perché appunto la presenza del cattivo, la figura del cattivo è davvero una struttura primaria di ogni narrazione, e appunto lo spiega molto bene anche Mario Barenghi, no, nell'articolo di apertura di questa tiratura 2020, questa struttura è una di quelle che ha più rilievo nel determinare l'efficacia poi in fondo di un'opera, no? La sua capacità di coinvolgere il lettore, di interessarlo, di appassionarlo, e questo è vero, è sempre stato vero, è vero, diciamo, per le opere del passato più o meno prossimo, come appunto per il presente, anche se ogni volta in modo un po' diverso, e soprattutto è vero, diciamo, un po' ad ogni livello della produzione estetica, no? Appunto nell'ambito della letteratura più sofisticata, più raffinata, così come nell'ambito di quella più dozzinale, volendo. E un po' perché, ovviamente, per far sì che si inneschi una storia, diciamo che questa storia catturi la nostra attenzione, serve sempre che capiti un guaio, no? Come ricorda appunto Mario, che diciamo che ci sia un elemento di perturbamento dell'ordine, insomma, di irruzione del negativo. E un po' perché, diciamo, le tecniche di definizione delle figure dei cattivi, diciamo, il modo in cui
sono strutturati all'interno di un'opera i rapporti fra buoni e cattivi, no? Che a seconda dei casi possono risultare anche molto complessi, ambigui, problematicamente sfumati, o invece, come dire, molto divaricati, molto nitidi, iperbolicamente nitidi. Ecco, ma al di là di questo, appunto, la varietà dei modi in cui questa opposizione o tensione è modulata e rimodulata è poi una delle leve, insomma, delle molle più importanti, no? Dei procedimenti di immedesimazione, di immedesimazione, di distanziamento, e quindi è un potente dispositivo di coinvolgimento, insomma, di chi legge in una verifica, in una messa alla prova, no? Certo, nel dominio dell'immaginazione estetica, diciamo, della tenuta dei paradigmi etici, valoriali in relazione ai quali poi si muove nel mondo vero, no? Ovviamente una verifica che può avere la funzione, diciamo, di disorientarlo prevalentemente o di rassicurarlo, no? Di provocarlo, di blandirlo, ma che comunque convoca sempre in causa, appunto, una messa alla prova, no? Di questi valori. E allora, proprio, diciamo, per questa sua centralità, no? Una coordinata di questo genere, come quella dei cattivi, della configurazione del cattivo, del rapporto fra buoni e cattivi, mi sembra che offra un filtro prospettico ideale, no? Per gettare quel tipo di sguardo panoramico che, appunto, Tirature cerca, ambisce sempre un po' a mettere in campo, no? Da un lato, come appunto anche è stato ricordato, nell'ottica di uno sforzo, diciamo, di prima sintesi storicizzante del presente, no? Per cui, appunto, nel nostro caso, chiedersi come funzioni oggi, come funziona nei libri che leggiamo, che abbiamo letto negli ultimi mesi o, insomma, negli ultimi anni, questa capitale opposizione tra buoni e cattivi, cioè cosa ci dica del funzionamento della nostra letteratura d'oggi, no? Il modo in cui questa struttura viene articolata o riarticolata rispetto al passato più o meno prossimo, mi sembra che significhi proprio mettere a frutto anche il vantaggio specifico, diciamo, della postazione peculiare della formula annuario, no? Questo sguardo, diciamo, a distanza nella prossimità, si potrebbe dire, no? Che consente, appunto, un bilancio del presente che certo sarà sempre provvisorio, problematico, eccetera, eccetera, ma che comunque può essere fatto con un po' più di agio e un po' più di profondità, forse di quanto non concede, diciamo, di solito l'immediatezza puntiforme della recensione, no? Ecco, in questo senso Tirature è stato, credo, negli anni davvero uno strumento di mappatura del presente davvero prezioso. Ma nel contempo, insomma, questo va insieme a un altro aspetto decisivo, e cioè al tentativo di declinare, insomma, queste domande circa, ad esempio, appunto, il funzionamento di questa opposizione buoni e cattivi, appunto tenendo d'occhio non solo i libri e i prodotti estetici che piacciono di più ai lettori educati e raffinati, ma anche, appunto, quelli che piacciono al pubblico, quelli che in vario modo hanno avuto successo. Un'altra parola, diciamo, che, diciamo, nel linguaggio, nella sensibilità del critico accademico tradizionale, anche qui equivale un po' a un elemento di disvalore, quasi, no? A priori, se un libro ha successo vuol dire che è un pessimo libro, e invece un libro che ha successo vuol dire che in ogni caso è riuscito a interpretare le esigenze di una parte più o meno significativa del pubblico leggente, no? E non solo leggente, magari, appunto, visto che non solo di libri si occupa anche questo numero di Tirature. Così, appunto, ecco, come sono oggi cattivi, come la polarità buoni e cattivi si è venuta configurando o riconfigurando, insomma, nei tempi a noi più vicini, i saggi di questa monografica mi sembra provano a chiederselo, appunto, ragionando su oggetti molto diversi, molto eterogenei, no? Sia sul piano dei generi, delle forme mediali, sia sul piano dei livelli di complessità e di ambizione estetica, diciamo, delle opere prese in esame, no? Gianni Turchetta, ad esempio, si occupa del ruolo sempre più, insomma, del ruolo forte che nel nostro immaginario letterario, non solo letterario, hanno assunto, appunto, le ragazzacce e le bambinacce, cioè una serie di personaggi femminili connotati da tratti di forte ambiguità morale, che però si fanno portatrici di una spinta forte, appunto, alla messa in questione critica, liberatoria, no? Di un paradigma di moralità, come dire, inautentico, oppressivo, maschilista, patriarcale, eccetera, eccetera. Poi Elisa su questo
diciamo, può proseguire, insomma, può riprendere, può dire qualcosa ancora. E comunque lo fa, questo ragionamento, analizzando da un lato un libro di poesia, certo, un libro di poesia un po' particolare, divertente, godibilissimo, come appunto questo Bambinacce di Veronica Raimo e Marco Rossari, ma poi lo mette insieme ad una narrazione autobiografica, davvero durissima, cruda, come quella che fa appunto Francesca Tassini in Come mosche nel miele, che appunto è sostanzialmente un libro a carattere autobiografico con poco filtro, diciamo, di tipo finzionale. E invece un romanzo a tutti gli effetti, insomma, di grande successo, come appunto La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante, di cui appunto ha scritto peraltro nella sezione dedicata agli autori anche Elisa. In altri casi, indominante la coordinata di genere, no? Paolo Giovannetti si è occupato del tema, insomma, del rapporto, del ruolo dei cattivi all'interno della letteratura distopica, tra l'altro riflettendo sulle implicazioni, diciamo, ambigue, no? Del genere con, diciamo, le strutture di quello che Giglioli ha chiamato in un saggio, un bel saggio, insomma, saggio importante di qualche anno fa, il paradigma vittimario, no? Della vittima, come strumento appunto equivoco, no? di costruzione, diciamo, inautentica, no? Di un cattivo nemico da cui difendersi e appunto da poter attaccare. E questa struttura letterariamente sembra funzionare come dispositivo di appunto una polarizzazione un po', polarizzazione semplificante, in questo senso un po' pericolosa, insomma, insomma, che qualche turba la provoca, no? Dell'opposizione fra buoni e cattivi. Anche se poi Paolo mostra appunto come ci siano comunque alcune possibilità di reinvenzione e superamento critico dall'interno, no? Anche di questo nesso fra il genere distopico e il paradigma vittimario, peraltro anche qui mettendo a confronto due opere, diciamo, che più divaricate non si potrebbe, no? Per livelli e per tipologia, da un lato un libro di poesia di ricerca come Un paese di soli guardiani di Marco Villa e dall'altro lato un prodotto della serialità di genere più proverbiale come questo Le ombre di Morgengrad, se si pronuncia così, non so, di Francesca Cavallero, no? Uscito appunto nella collana Urania. Ma appunto un po' così funzionano con questa logica, sia al loro interno, sia un po' nella serie, no? Il saggio di Cenati sul graphic novel, quello di Tirinanzi De Medici sul noir, quello di Luca Gallarini anche sui polemisti cattivi, peraltro appunto con un ulteriore così sconfinamento nell'ambito anche della non fiction, in questo senso, e poi c'è il saggio di Tina Porcelli sul cinema, quello di Michele Farina sulle serie TV, appunto, se qui si parla soprattutto di Game of Thrones, ma anche quello molto interessante a proposito anche di nuovi ambiti, forme e spazi e contesti, insomma, del narrativo, molto interessante il saggio appunto di Michela Battocchio sul dominio delle fan fiction, questo ambito un po' proliferante che spesso ha la rete essenzialmente come contesto di manifestazione, peraltro anche qui con, diciamo, dei nessi abbastanza interessanti con l'orizzonte appunto del saggio di Turchetta che ho già ricordato, visto che appunto, diciamo, nei prodotti di questi fic writer e soprattutto delle fic writer, spesso appunto la riconfigurazione anche inventiva e un po' confusiva dell'opposizione buoni cattivi degli ipotesti originali si incrocia con anche qui, diciamo, una reinvenzione delle dinamiche di rapporto sentimentale ed erotico, diciamo, fra i personaggi. Comunque, ecco, io credo, per tirare, insomma, un po' per concludere, che, diciamo, questo tipo di sguardo, questo modo di osservare, indagare la letteratura e ciò che sta intorno alla letteratura, no? Questo modo spregiudicato, appunto, nel senso che si è detto, sia davvero qualcosa di cui c'è ancora molto bisogno. Questo sono d'accordissimo con Elisa, la prospettiva di tirature di Spinazzola resta molto, diciamo, controcorrente, no? E davvero ce n'è bisogno, e, insomma, in questo senso tirature, il progetto da cui tirature nasce, certo, come sempre potrà essere via via ricalibrato, aggiustato, ma resta ancora attualissimo nella sostanza. Ecco, quanto poi al sugo, diciamo, che si può trarre dalla lettura di questa monografica, in particolare rispetto alle domande che Barenghi si pone, no, in quel saggio iniziale, come funziona oggi l'opposizione buoni e cattivi,
in particolare si sta ulteriormente confondendo, attenuando, problematizzando, o invece stiamo assistendo a un momento di nuova divaricazione, insomma, di questa opposizione, cioè della prevalenza dei cattivi cattivi contro i buoni buoni. Ecco, io credo che appunto qui gli spunti di riflessione che i saggi offrono sono tanti e anche non del tutto univoci, anzi tutt'altro che univoci, come forse un po' era fatale, anche vista appunto l'articolazione e l'ampiezza dello spettro di oggetti indagati. Ma una cosa che a me in particolare è parsa colpita, insomma è parsa abbastanza interessante rileggendoli, è diciamo la riflessione che attraversa un po' vari pezzi circa appunto diciamo la tensione fra il modo diciamo molto equivoco e parecchio allarmante in cui questa opposizione buoni e cattivi si sta ridefinendo fuori dalla letteratura e dalla finzione estetica, appunto nell'ambito del discorso pubblico, del dibattito politico, anche proprio in relazione alla pervasività un po' appunto inquietante di quel paradigma vittimario che è alla base di tanto cattivismo populistico, insomma, e non solo, e il modo in cui le opere di immaginazione e finzione estetica cercano un po' di fare i conti, no, con questa tendenza. Mi sembra, ora impegnandosi a registrarla, a riprodurne mimeticamente alcune dinamiche, penso al saggio appunto di Tirinanzi De Medici sullo statuto sempre più ambiguo, ad esempio di tanti detective d'oggi, diciamo l'ispettore Coliandro o il commissario De Luca di Lucarelli, no? O, appunto certi personaggi, Lugo Pioli dei romanzi di Machiavelli, per dire. Ma anche qui come non pensare al dominio della serialità televisiva, no? Non solo, magari anche nel dominio nell'ambito del poliziesco, no? Qui, diciamo, Frank e Claire Underwood restano appunto degli esempi appunto di relativizzazione di questo paradigma appunto molto emblematici. Ora invece appunto, quindi da un lato riproduzione mimetica, dall'altro invece, come dire, l'esibizione di un intento invece di quasi rovesciamento, di contrapposizione, anche qui con modalità varie, talora magari più assertive, quasi panflettistiche, penso soprattutto appunto a un libro di poesia di Magrelli, di cui insomma ho scritto qualcosa, questo Il commissario Magrelli, no? Con le sue microstorie e invettive soprattutto, ora magari e forse soprattutto diciamo usando gli elementi della parodizzazione critica, no? Come appunto nel Bambinacce già ricordato di cui parla Turchetta, o in certi appunto graphic novel di cui parla Cenati, no? Questo anti-Don Matteo, insomma, disegnato da Pagani e Caduri in Don Zauker, oppure appunto quest'opera si chiama Quando c'era lui di Antonucci, Fabri e Perrotta, dove appunto si mette in scena un esperimento, si parla insomma al centro della narrazione c'è questo esperimento genetico che riporta in vita il duce, ma qualcosa è andato male nell'esperimento e il nuovo duce ha la pelle un po' troppo colorata, diciamo, rispetto alle attese, no? È questo. Per cui insomma, ecco, il dato caratteristico forse sembrerebbe proprio essere, diciamo, lo stato di fibrillazione in cui si viene a trovare questa opposizione tra buoni e cattivi, no? Che oscilla un po' fra tensione alla polarizzazione divaricante da un lato e spinte, diciamo, alla accentuazione invece degli effetti di indistinzione, di blurring morale, che del resto possono assumere, come dire, connotazioni funzionali e anche, come dire, ideologiche, anche molto divaricate, diverse, e che in ogni caso sono fenomeni che sembrano, come dire, interessare un po' tutto il sistema trasversalmente, si verificano ai piani alti ma anche ai piani bassi del sistema. Ecco, questa forse non è l'unica suggestione che si può trarre, è quella che a me è rimasta più, insomma, che rileggendo poi la monografica mi ha colpito di più, ma su questo chiedo anche le impressioni magari di Paolo, di Elisa. Grazie Stefano. Sì, forse varrebbe la pena ragionare, se posso rubare 30 secondi, no, volevo dire, una cosa che abbiamo imparato da Spinazzola, credo io di averla imparata anche se molto a fatica, è quella di non estremizzare certe posizioni che al critico a volte vengono spontanee. Faccio l'esempio legato a questo numero. Io ho messo in piedi un dispositivo di critica molto forte nei confronti del genere distopico
E quando finalmente ho elaborato questa cosa, mi sono chiesto, ma cosa direbbe Spinazzola della mia radicalizzazione critica? E allora ho fatto un passettino indietro, ho cercato di un po' anche mettermi dal punto di vista del pubblico, ma soprattutto ho cercato di pensare alla distopia soprattutto come a un genere letterario che ha una funzione sociale, una funzione pubblica e in senso lato chiamavamo pure un dispositivo che funziona, che ha un senso intrinseco perché attira lettori, perché ci si appassiona, in fondo anch'io amo parecchie cose distopiche, quindi mi sono fermato un attimo prima di compiere quel passo che è facilissimo. Cioè il critico letterario è istintivamente portato a radicalizzare, a portare, no, alle estreme conseguenze i propri ragionamenti. Ma se si entra in un'ottica sociale, in un'ottica appunto funzionalistica come quella di Spinazzola, bisogna essere un filino più prudenti. Pensare che da qualche parte c'è un lettore che si sta appassionando a queste cose, a quelle cose che magari a me non piacciono, ma lui ha le sue ragioni e io devo cercare di capirle. Anche se poi appunto nel mio privato posso anche arrabbiarmi, arrabattarmi e dire tutta una serie di cose negative. E quindi io l'ho vissuto scrivendo questo pezzo in maniera anche abbastanza sofferta, perché giocavano due tensioni. Ho detto troppe cose. Paola Dubini è scomparsa. No, c'è Paola. Sì, lo so, lo so. C'è solo... Io, però Paolo, guarderei se ci sono delle domande, sì, interventi, sì, sì, al pubblico, mi sembra corretto, se no... Riprendi tu la parola poi dopo. No, non ci sono interlocuzioni pubbliche, quindi continua pure la conduzione, Paolo. No, ma chiedevo a Paola, lei cosa pensava delle nostre, come dire, dei nostri svolazzi letterari? Cioè l'economista collaboratrice come vedeva lo svolazzo letterario? Noi, insomma... Di cui noi ci compiacevamo così tanto. Intanto non lo vede come svolazzo. Impara, sta zitta, impara. Diciamo, la cosa che è affascinante nella mia prospettiva è... l'evoluzione delle forme, l'evoluzione dei generi, delle case editrici, delle collane, cioè i vari modi di comporsi in prodotti, in servizi, rapportarsi a pubblici diversi. Quindi la cosa che è incredibilmente interessante da parte mia, dal mio punto di vista, è, di nuovo, quello che dicevo prima, le ripercussioni che ha in termini di dimensioni di esperimento e di che cosa è innovazione, che cosa è qualità, che cosa è innovazione. Io vi chiedo scusa, ma ho una connessione pessima. Spero che riusciate a sentirmi. Perfettamente, tranquilla. Ci sentiamo bene, non ti preoccupare. Intanto si è scomparsa. Ecco, l'abbiamo detto prima, lo chiedo a tutti voi, la dimensione... Ci sei, ok. La dimensione dematerializzata del libro, cioè in fondo anche Tiratura a un certo punto si è trovata a smaterializzarsi, Tiratura è diventata un ebook e forse questo è stato un po' un segno di una qualche crisi che circolava sia di Tiratura sia del libro. Curiosamente oggi spesso si dice che l'ebook non è più così importante, non è stato così importante come si credeva che sarebbe stato qualche anno fa. Su questo ovviamente è più a Paola che chiedo che agli altri, ma in generale appunto chiedo questa impressione proprio di crisi del libro, no? Noi siamo stati dentro in qualche modo a questa crisi, che però adesso stiamo ridiscutendo in tanti modi e un po' li abbiamo visti oggi. Ecco, appunto, voi cosa ne dite? Improvviso silenzio.
Mi sa che proprio Paola ha un problema di collegamento reale. Tra l'altro io potrei anche fare una domanda a Ferruccio. La disintermediazione, che tu hai trattato tantissimo, in fondo quella dell'editoria è una mediazione, anche se economica, anche se industriale, forte. La disintermediazione riguarda anche l'ambito editoriale. Tu come lo vedi? Tutto che un punto, il problema di fatti non è tanto gli ebook. Gli ebook non hanno funzionato perché al fondo dei conti era l'idea di trasferire sul digitale il libro. E questa cosa qui non ha funzionato. Io devo dirti francamente che ho fatto anche un esperimento come Casa della Cultura di aprire una collana di ebook pensando che fosse una scorciatoia, sono di problemi e non ha funzionato. E ho capito che in realtà il nodo non era quello. Il nodo vero invece è quello che tu hai accennato adesso, è la disintermediazione, il vero problema. Perché quando si parla di crisi del libro, non è che è la crisi del libro cartaceo in discussione, è il fatto che il libro ha un concorrente micidiale nell'autoproduzione di massa che sta dilagando. Questo mi sembra il vero problema, insomma. Se io devo vedere dove sta il problema, sta, come dire, nella deflagrazione dei social in tutte le direzioni, insomma, e nel meccanismo della disintermediazione. È lì che si è verificato un elemento di rottura enorme, mi sembra, sono questioni molto complesse, difficili da valutare, però io su quella direzione vado cercando, insomma, il problema. Ovviamente lo vado cercando da chi pensa invece che il libro in quanto tale, in quanto lavoro organico, in quanto lavoro costruito completamente, è un valore enorme che è giusto che venga in quanto tale difeso e valorizzato in quanto tale. Ma non so se ho risposto alla tua domanda, perché sono temi, come dire, di enorme rilevanza su cui mi piace ogni tanto ficcarci la testa, insomma. Io l'unica cosa che penso è che a volte ci si illude che la disintermediazione nel campo editoriale possa essere un valore intrinseco, perché poi in realtà si rischia di fare dei libri che non sono libri e che ci illudiamo che sono dei libri perché li abbiamo assemblati noi da soli e restano lì nudi, abbandonati nella rete senza un vero destino se non quello di non essere letti da nessuno, mentre la mediazione editoriale è quella che in qualche modo ti avvicina al lettore. Però io molto più di questo non so dire. Paolo, su questo devo dire, non volevo, hai toccato un punto estremo addirittura in termini di quelli che si pubblicano i libri da soli, ma lì siamo in forma, io uso in quel caso altre categorie, uso il dilagare del narcisismo dei nostri tempi, insomma, cioè andiamo, come dire, in elementi in cui l'elemento, secondo me, patologico è assolutamente evidente, insomma, per cui lì davvero non riesco neanche, per quanto mi riguarda, non ho mai neppure abbozzato l'idea che fosse qualcosa di interessante l'autopubblicazione del libro, insomma, lì davvero uno che sfugge al confronto con un sistema di selezione, di valorizzazione, secondo me, alla fine parla solo a se stesso, insomma, questa è un pochettino la mia idea. Però il problema che ponevo era un pochettino, andava oltre questo. E io vedo la disintermediazione soprattutto nella dinamica delle piattaforme social, lì vedo un fenomeno enorme, tutto da valutare, tutto da costruire, ma è quello lì, secondo me, il terreno della disintermediazione culturale, che è quello oggi dilagante, insomma. Questo devo dire sempre. Lo pongo come elementi di discussione, però io so con chi sto discutendo, Paolo, io e te abbiamo discusso molto, molto. Sì. Abbiamo discusso vivacemente anche, quindi... Non necessariamente sei d'accordo su tutto. Non senza d'accordo, però con una interazione che io personalmente ho reputato per me di straordinario interesse, insomma, spero che sia stato reciproco, ovviamente, questa cosa. Ovviamente. Tutto, come dire... No, infatti, come io ho imparato molto appunto dal tuo ragionare, dei tuoi ragionamenti sulla disintermediazione, che sono secondo me molto importanti. Poi sui social bisognerebbe aprire un dibattito, ma non credo che sia la serata giusta. No, non è la serata giusta. Però no. Provocatoriamente ti potrei dire una cosa, che io poi sarei abbastanza convinto che il futuro tirature usasse in qualche modo i social, perché può essere che un'identità forte e
uso addirittura la parola brand come quella di tirature, possa essere ripresa nei social, rilanciata e aiutata a in qualche modo mantenere la propria vecchia identità, ma nel tempo costruirsene una nuova secondo formule che sono, insomma, sono da studiare, ma che faranno i conti, io spero, con il mondo dei social. Io questo sono completamente d'accordo, attento Paolo, le cose sono sempre complesse da valutare. Sono talmente d'accordo che, come tu sai, Paolo, noi adesso siamo in social in questo momento. Siamo in social non casualmente, ma per scelta, nel senso che noi abbiamo scelto di usare i social per, come piattaforma attraverso la quale riuscire a trovare nuove forme di espansione di un brand iperclassico come la Casa della Cultura. Quindi vedi, è in questa ambivalenza continua che dobbiamo saperci stare. E tenere l'hai detto piano, ma l'hai detto brand, l'hai detto. Oh, brand è una cosa importantissima, anzi, mio caro, devo dirti anche che io ostinatamente difendo, come dire, i brand. Difendo ostinatamente, ho difeso in altri momenti, in altre discussioni, il brand Casa della Cultura con quello che vuole dire, e così via. I brand classici, storici, sono come cose che devono essere difese dentro il terreno nuovo, così complesso del mondo, come dire, che naviga dentro l'infinita galassia della rete. E lì dobbiamo riuscire a trovare il giusto equilibrio, riuscire a metterci la testa per capire dove andare a parare. Ma adesso rischio di trascinare la discussione su altri terreni, che lascio a te Paolo. No, io direi che se non ci sono moltissimi, qualcun altro vuole parlare, vuole dire qualcosa, potremmo avviarci decisamente verso la conclusione. Però forse Stefano annuisce. No. Elisa? Ero curioso di Elisa, perché vedevo nei suoi occhi dei punti interrogativi mentre noi stavamo discutendo, quindi dai. Ero curioso di capire dove, cosa gli passava per la testa. Ma no, non, le idee tanto chiare non ce le ho. So che la digitalizzazione ha nociuto a tirature, senza dubbio. Ha nociuto perché tirature era un prodotto concepito in forma di libro, strutturato in forma di libro gutenbergiano. E però da qui bisognerà passare se si vuole comunque rinnovare il progetto. Non ce n'è. Ecco. Poi certezze non ne ho, ma l'impianto annualistico da una parte e cartaceo dall'altra ha mostrato poi i limiti di visibilità, ecco, che è un grandissimo peccato, perché il lavoro che è stato portato avanti da tante persone è un lavoro notevole che meriterebbe comunque una visibilità e un eco maggiore, questo mi sento di dire. Paola, ci senti ancora? Guarda, si nasconde dietro. Sono qua. Senti, no, in due parole, il brand tirature come lo vedi? Proiettato verso il futuro. Allora, io sono d'accordo con Elisa, lo vedo anch'io in fase di riflessione che necessita un ripensamento. Sono d'accordo che sia stato penalizzato dall'attuale situazione e che non se lo meriti, perché invece rimane un prodotto molto, cioè, i contenuti rimangono molto molto. So che sono in corso alcuni esperimenti per cercare di rinnovare il progetto. Io comunque ci sono. Bravissima Paola. Io comunque fedele come i carabinieri, nei secoli fedele. Beh, Paolo, mi sembra la conclusione migliore della serata questa. Diciamola così. Se fosse stata studiata apposta sarebbe stata, come dire, perfetta, insomma. Grazie Paola. Grazie, io mi permetto di ringraziare tutti voi, ringrazio anche quelli che non sono presenti, perché in tanti abbiamo ragionato su questi incontri per ricordare
Vittorio Spinazzola, e in questo momento io voglio ringraziare anche tutti quelli. Poi più avanti spero che avremo l'occasione di riprendere in mano questa idea, ma intanto abbiamo fatto la cosa giusta questa sera. Grazie di cuore a tutti voi, a Paolo, Stefano, Lucio, Elisa e Paola. Grazie mille. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.